Ragazzi, bentornati in un nuovo video. La voce ancora un po' bottonata, ma sono le 7:33 di domenica mattina e per me è un miracolo essere sveglio a quest'ora. Andiamo a vedere la ricarica completata al 100%, è stata tutta la notte collegata nel wall connector e ci dà 424 km di autonomia, ogni giorno diverso, vabbè. Niente, oggi ci andremo a fare una bella scampagnata in Umbria, in un posto in cui non sono mai stato, ma che mi hanno sempre consigliato di andare a visitare. Diciamo che faremo questo viaggio programmato, pianificato con l'app di Tesla, in cui non ci dovremo mai fermare per fare nessuna ricarica, quindi zero ansia da ricarica, zero ansia da supercharger, e vedremo poi se a fine video le stime che fa l'applicazione di Tesla o il paddone saranno veritiere, o comunque quanto ci avvicineremo a queste stime. Ovviamente guida tranquilla, rispettando i limiti di velocità, senza fare colpi di testa o cose assurde. E niente, adesso ci andiamo a impostare un attimo la destinazione e si parte. Ok, ecco qui. Mole, gole, ok, mettiamo gole. Vediamo adesso da qui quanto ci calcola. Ok, poi dopo metterò in sovraimpressione. Adesso, così, metterò in sovraimpressione dai lati la parte che mi ha calcolato l'applicazione. L'ho fatto ieri sera questo controllo. E da lì vediamo anche andata, ritorno e tutto quanto. Vediamo quanto si avvicina la stima che fanno il paddone o l'applicazione e quanto è veritiera. Io guiderò con l'aria condizionata ovviamente sempre attaccata, perché penso che tra un po' ci saranno 800.000 gradi e non mi voglio sciogliere, quindi niente, non ci priviamo di nessun comfort e si parte verso la meta prestabilita. Let's go! Mi vado ad azzerare come di consueto il viaggio. A ritorno abbiamo tutta quanta la scheda completa, che mi piace tanto. Lo so che vi piace tantissimo questa cosa, con i consumi, la media e tutto. Il punto di svolta di questo viaggio sarà quando dimostrerò come raggiungere la destinazione senza affidarsi ai supercharger, mostrando la vera efficienza della Tesla Model 3 e che anche con una semplice RVD si possono fare parecchi chilometri e tornare a casa tranquillamente con una sola ricarica, uscendo da Orte, posto di blocco dei carabinieri. Oh shit, not good! Devo dire, molto simpatici e incuriositi, con mille domande. La più bella di tutte, ma è sicura? Allora, eccoci arrivati, parcheggio into the wild completamente. Diciamo che bene, non benissimo, perché c'ha praticamente mi ha portato da tutt'altra parte, quindi ho dovuto allungare sui 16 km, ho dovuto tornare praticamente indietro, ho fatto fare un po' di strada in più. Comunque questi sono i consumi. Climatizzatore 13,4 km, ma secondo me è un po' esagerata l'andata, anche perché mi sto tipo ibernando, quindi forse al ritorno farò un po' meno altitudine e tutto quanto. Andiamo qui, cosa dice il viaggio. 161 km, 22 kWh e 134 Wh al chilometro. Adesso andiamo a vedere questo splendido posto in Umbria. Adesso penso dovrò fare una breve camminata per arrivare al posto in questione. Stupendo che mi si era accollata una signora al parcheggio. Mi continuava a guardare. Infatti una certa ho detto, ma che cazzo vuole questa? Comunque, ora se ti posso dire una cosa, io ti avrei consigliato di venire con il pullman, è troppo più comodo che con la macchina. Mi ho fatto tipo un mezzo sorrisino, tipo, ma vabbè,
mi ripeto un'altra volta, no, perché era meglio venire dal pullman, che qua ti ferma proprio qui, poi dopo viene e ti riporta. Io tipo zitto così, la guardavo, no, perché continuava a parlare con un'amica sua, no, perché il pullman è più che quello di signora, ma io come cazzo vengo il pullman da Aprilia? Cioè, boh. Se ne diceva questo qua, ma che passava. Era meglio se venivi con la bici, era più comodo. Mazza, che spettacolo di acqua. Ma penso qui fa un tuffo di spacchi il collo minimo. Ma è cristallina era, Credo anche abbastanza ab fredda. Top scoperta questo posto, specialmente se volete ibernare dentro l'acqua. Questa è ottima per il recupero dopo attività fisica. Uno spettacolo. Qui l'acqua è molto più calda, anche se siamo all'ombra, c'è anche una piccola cascadina qui. Sembra per certi versi, con molte virgolette, un sentiero simile che ho fatto a Cuba, a Trinidad in particolare, e mi ricorda molto quelle vibes, però senza narcotrafficanti e senza gente che cercava di appiopparti di tutto ogni 4 secondi. Qua diciamo un po' troppo melmosa per i miei gusti, però carino. Direttamente dagli anni 80, numeri 1. Di tornare a casa, mi dice che tornerò con il 23%. Adesso poi scopriremo se non ci sono intoppi durante la strada, se arriveremo con questa percentuale residua. Tempo di tornare a casa e no, non ho alzato per niente i gradi dell'aria condizionata, altrimenti avrei trasformato l'auto in una fornace. Zero traffico fortunatamente durante il viaggio di ritorno e si va belli spediti verso la base. Allora, eccomi qui, tornato alla base. Come vedete, 21% rimanente, diciamo che qualche punto percentuale se l'è perso perché diceva sui 23. Adesso andiamo su i viaggi. Ecco qua la statistica
del viaggio A, che è quello che abbiamo percorso oggi. Quindi sono stati 309 km. L'energia totale consumata sono 43 kWh e l'energia media che abbiamo utilizzato per questo viaggio 138 Wh al chilometro. Adesso, se andiamo qui nella parte energia consumata, lo metto in modalità chilometri, possiamo vedere tutte le statistiche che vi piacciono tanto. Abbiamo consumato 329,7 km, 20,8 km più rispetto al consumo del veicolo stimato. Non bene. Allora, la guida 273, il climatizzatore 48,3, che è una bella botta. E vabbè ragazzi, c'erano 35-36 gradi di media, quindi è stato sempre attaccato. Non ci interessa più di tanto dei consumi, ma era, l'importante era tornare a casa sani e salvi e non sciolti completamente. Io ragazzi vi saluto, vi invito a lasciare like, a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti, che è una bella chicca in serbo per voi tra pochi giorni. E quindi a breve sul canale vedrete un video abbastanza interessante per come la vedo io. Adesso vi saluto, è uscito anche un aggiornamento qui live 24.20.9. vi saluto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao.